siano le parole giuste che ho detto e non quelle che qualcuno al massimo può riportare. Sulla base di quello che ha detto un attimo fa Alberto Poggio, noi potremmo essere tentati di dire, che Lupi e Virano sono dei bugiardi matricolati, ma noi non lo diciamo e non lo pensiamo neppure. Perché? Perché Lupi e Virano sono uomini d'onore. Uno è un ministro e l'altro un commissario di governo. E allora, se Lupi e Virano sono uomini d'onore, noi dobbiamo credere che da uomini d'onore hanno detto delle cose non giuste perché non sapevano, perché non conoscevano, perché ignoravano i dati e i fatti. Ma allora, se sono uomini d'onore e ignorano i fatti nelle posizioni in cui si trovano, con gli stipendi che percepiscono, se sono davvero degli uomini d'onore, davanti a questi dati che noi abbiamo detto, pubblichiamo, scriviamo, faremo conoscere, faremo girare ovunque sui siti, eccetera, se sono uomini d'onore, per conseguenza, non essendo dei bugiardi matricolati, devono dare le dimissioni per dignità, perché un uomo d'onore, dignitosamente, se si sbaglia clamorosamente, deve dare le dimissioni, perché non è stato capace di mantenere fede da uomo d'onore al ruolo che deve ricoprire e allo stipendio che deve prendere. Allora noi ci aspettiamo che questi uomini d'onore, e glielo sollecitiamo, glielo ricordiamo, diano le dimissioni formali dai loro incarichi, perché un uomo d'onore non può toppare in questo modo e far nascere nei cittadini il dubbio che stia mentendo.